Buongiorno, siamo giunti allo spazio del Cucinando con MD. C'è Chef Elio, quindi diamogli un bel buongiorno, perché è sempre con lui che in realtà noi cuciniamo e siamo pronti ad essere efficaci in cucina. Mi trovi, buongiorno, mi trovo sempre con i grassi in mano, burro, olio. Burro, olio, pancetta, fiammiferi di speck. Sempre, cosa sempre, sempre. Questo? Olio, aglio in camicia. E oggi sono moscardini. Ah, moscardini. Devi moscardini, moscardini, guarda. Moscardini piacciono a sé, a papà mio. Ti piacciono? A papà mio. E provo a fare questa versione. Com'è questa versione? Sul serio? Ti faccio dire solo pochi ingredienti. Vediamo. Guarda, moscardino. Sì. Cavolfiore. No, dai, questo abbinamento non credo che piaccia a mio padre, però... No? Secondo me bisogna aglio provarci. E peperoncino. Allora, gli ingredienti sono veramente semplici. Semplici, semplici, semplici. Mary, quindi proviamo a capire come chef proviamo questa ricetta. Partiamo allora, così. Allora, vediamo un attimo la ricetta. Moscardini bianchi? Moscardini bianchi, bianchi. Perché non c'è pomodoro, cavolfiore bianche. Sì, e serve mezzo chilo... Di moscardini più o meno sono 3 moscardini a testa, 300 grammi di cavolfiore, peperoncino, aglio, prezzemolo, olio, sale, pepe. Semplicissimo, semplicissimo. Perché questo abbinamento parte così? Ma perché siamo tutti quanti abituati, i moscardini, a mangiarli sempre in un solo modo, no? Poi quando ci richiamo... in qualche ristorante e vedi la novità, esatto, siamo invitati da qualche parte, ti propongono questi piatti e tu e dici wow, c'è l'effetto wow, brava, l'effetto wow. Ma a casa non ci vengono mai in mente queste iniziative, queste perché idee. Molte volte preferiamo vedere e andare proprio fuori, uscire fuori di casa per provare le novità, tantissime novità che troviamo puntualmente al ristorante mangiando sul serio di Chef Elio. E invece sono piatti che noi, semplici da realizzare, che tu da ristorante mangiando sul serio porti nelle case dei nostri telespettatori. Ma questo qualche volta già l'ho fatto, ma non è un piatto molto che faccio spesso. Allora, quindi Mary, è proprio per loro. Brava. Allora, padella antiaderente, olio, aglio, peperoncino, cavolfiore. Sì. Quindi andiamo a inserire i cavolfiori come se volessimo fare cavolfiori in padella, no? Sì. Quindi molto semplice da realizzare. Lasciamolo solare, saliamo. Togliamo l'aglio, sì. Sì, io direi di togliere l'aglio. Togliamo l'aglio, lo mettiamo qui, vedi? Lasciamolo solare per qualche minuto e gli andiamo a inserire i moscardini. Guarda, 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 guarda. Stanno scappando di mano. Vediamo questo vedi? Momento. Oppola, si è tuffato, visto? Ha fatto un tuffo. Quindi in questo caso io ne metto 4. Qualcuno in più. Come deve essere questa cottura, chef? Allora, perché comunque da questo momento i moscardini e il cavolo prosegga... hanno cotture diverse, no? No. No? No. In questo caso ci aiutiamo con un po' d'acqua, vedi? Procediamo come se stessimo facendo i moscardini alla Luciana. Guarda uguale, come uguale, si muove. Uguale. Si muove perché sono vivi, Stamattina insieme lì, al guarda, salmone guarda, dell'altro... Guarda. Guarda, guarda. Insieme al salmone dell'altra puntata, li ho pescati insieme. Erano lì a parlare salmone e moscardino. Ho detto venite con me che vi porto a Canale 9, vi faccio conoscere una bellissima persona. E quella sei tu. Grazie. Moscardino, chef. Mariù Moscardino. Vedi? Subito allora, si è arricciato. Aggiungiamo un po' d'acqua. La cottura in questo caso... è di circa 10 minuti, un quarto d'ora. Perché altrimenti per il moscardino secca troppo. Il perché non mi preoccupo della cottura, se è uguale o meno. Perché più sfaldato è il cavolfiore, più il piatto è riuscito. Quindi mi piace un cavolfiore quasi a crema, sfaldato, ma che resti comunque croccante, perché la parte finale l'abbiamo lasciata un po' più la grande, quindi comunque abbiamo anche quel croccante. Quindi... ci dobbiamo solo preoccupare della cottura del moscardino e nient'altro. Vedi?
Noi il tempo a disposizione non è quello nonostante ciò necessario. Resta morbido per il moscardino, nonostante ciò, chef. Guarda, il moscardino ha la cottura sua di 10 minuti, 15 minuti a fuoco vivo. Mm-hmm. Noi il tempo necessario oggi non ce la facciamo, però comunque è un piatto veloce, perché lo possiamo preparare anche la sera prima o anche la mattina. E poi? Prima di uscire. Lo cuociamo, lo mettiamo là, anzi, lo riscaldiamo solo. Riposato vi garantisco ancora più bello, e ancora poi, più buono. E poi per riscaldarlo? Riscaldiamo, aggiungiamo un po' d'acqua, prendiamo sotto 2 minuti e pronto. Vedi? Oggi lo vedremo sotto altra forma, il calofiore non penso che cuocerà e neanche il moscardino, però diamo comunque l'idea dell'impiattamento, facciamo ritirare un po', gli facciamo un bel trito di prezzemolo. Anche in questo caso, Mariù, ho usato abbondante peperoncino, perché col cavolo mi porta al ricordo di pasta e cavolfiore. Il peperoncino con la pasta e cavolo ci sta va, bene. Che va accompagnato abbondante di peperoncino. È vero. Quindi siccome io vivo di ricordi, cerco di rivocarli, farli, esatto, viverli comunque nei piatti che man mano eseguono, cercando sempre l'abbinamento giusto e la forma giusta. Quindi io penso quello che mi piace, i ricordi passati, e realizzo questi piatti. E molte volte, ma mi sto atteggiando un po', no? Dai, che te la puoi permettere. Volte riesco a preparare piatti senza neanche averli provati prima. Infatti, poche persone, pochi commensali mi credono, credono in questa cosa, in questo mio estro, È un estro che poi ti viene molte volte in maniera molto spontanea. E siccome ti dico sempre e spesso, io mastico i pensieri, perciò ingrasso, io ingrasso solo a parlare. Di aria. Io ingrasso solo a parlare. Il cavolfiore è un'idea nuova per il nostro pubblico, perché molte volte l'abbiniamo con le patate, no? Con le patate, con i carciofi, abbiamo fatto in mille modi. Quindi usare il cavolfiore in questo piatto può risultare un piatto, può sorprendere i nostri commensali, no? In maniera positiva. Poi, adesso non sembra, ma se lo facciamo cuocere a puntino con la cottura finale che ti ho detto, quando si sfalda il cavolfiore diventa proprio una vera e propria zuppa. Quindi se c'è una zuppa possiamo accompagnarle anche dei crostini. Da qualche crostino mi ha anticipato solo di poco, che non ce ne stanno, sono tutti finiti, li abbiamo mangiati il giorno prima. Cucù. Però possiamo poi, a questo caso, magari non asciughiamo tutto se dobbiamo servirlo no, a aggiungiamo modo un po' di zuppetta. Mary, un'altra alternativa ai moscardini possono essere le seppioline, quelle piccole, invece di farle con i piselli li facciamo con cavolfiore. Oppure se abbiamo in frigo, nel freezer, abbiamo un polipo grande, possiamo sbollentarlo, usare solo i tentacoli del polipo, ecco, e aggiungerli a questo piatto, al cavolfiore. Quindi non per forza devono esserci le moscardini, patate. Possiamo sostituirli ancora con un bel gambero argentino tipo L1, quelli grandi, quindi sgusciarlo, lasciarlo testa e coda e inserirlo però a fine cottura del cavolfiore, perché il gambero è una cottura molto delicata, molto veloce, quindi lasciamo a 3/4 di cottura del cavolo, inseriamo i gamberoni. Bene, ora sono passati appena 7 minuti e il cavolo già incomincia, vedi? Quindi come ti dicevo, quindi forse riusciamo a far vedere il piatto come nasce, come è nato. Esatto. E poi veramente una dolcezza, no? Vedi? E poi anche dall'aspetto sembra un abbinamento azzeccato, non è che disturba alla vista l'abbinamento. No, è vero. Vedi? Semplice. Impiattiamo. In questo caso gli facciamo un bel letto di cavolfiore. Pensa questo cavolo fatto ancora un po'. Esatto. Diventa una crema. Brava. Quindi riesci a vedere il risultato. Quindi, e li appoggiamo qui a mo' di corona. Il moscardino. Vedi? I moscardini. I moscardini. 3 è una porzione perfetta, però siccome sì, sono abbondante, porzione veramente abbondante, ne ho fatti 4, direi che può bastare così, ho fame e quindi
L'idea dei crostini ve l'abbiamo data, anche quella potete aggiungervi. Mary, ancora un po' di pepe. Macinato fresco. Però, la picchetta. Peperoncino, a pioggia. Peperoncino. Ci vuole, sì, sì. Vedi? Se ci sono i bambini, lo mettiamo nel piatto, vedi? Il piatto è pronto, quindi un secondo veramente diverso. Un secondo veloce. Cavolfiore e muscardini. È nuovo, no? Nuovissimo, tutto ideato da Chef Ferio, oggi in esclusiva per il nostro amatissimo pubblico di Mattina 9. Grazie, Chef. Grazie a te, Mary, grazie a te che mi ispiri in questi piatti. Porta gli attori solamente mangiando sul serio queste ispirazioni, bene, però, non solo qua. Ciao, bacini Mariu.